Santa serata, fratelli e sorelle, amici carissimi, grande famiglia, il Signore vi conceda pace. Spero davvero con tutto il mio cuore che abbiate passato una giornata, una domenica in serenità. Oggi nel Vangelo, e voglio prendere spunto da qui per dirvi una cosa importantissima, abbiamo visto come i nazaretani hanno nei confronti di Gesù dei pregiudizi. Sì, vedono che ha compiuto delle opere bellissime, dei prodigi importanti, che le sue parole sono belle, sono diverse da tutti gli altri, però non credono in Gesù, non si arrendono alla sua grazia, non aderiscono alla sua persona. E perché? Perché hanno un pregiudizio nel cuore. Perché uno che vive per tanti anni nel nascondimento di una falegnameria non può essere un inviato di Dio e addirittura non può essere Dio stesso. Ma non è un po' stolto questo modo di pensare e di agire? Tu vedi le sue opere e dici che sono potenti e ti chiedi da dove vengono, ma ti fermi ad una condizione umile di vita. Il pregiudizio uccide, rovina i rapporti, ci fa catalogare frettolosamente gli altri secondo ciò che noi pensiamo e non secondo la realtà delle cose e dei fatti. Faccio un esempio. Una persona importante mi ha parlato di quell'altra persona che io, bene o male, ho frequentato fino adesso. Poiché quella persona importante mi ha detto: stai attento a quello lì, perché non è come sembra, io, senza appurare la verità, do ascolto a quella persona che mi ha parlato, sol perché è importante, e non ho verificato se le sue parole corrispondono al vero. E anche se fino a quel momento quel poveretto non mi ha fatto mai nulla di sbagliato, si è comportato sempre bene con me, le sue azioni sono state sempre oneste, giuste, veritiere, io ho fatto entrare nel mio cuore un pregiudizio e ho rovinato un rapporto. Leggo un messaggio sui social, un articolo sui social, un post sui social, un articolo di giornale che racconta un fatto. E io che faccio? Poiché lo ha scritto Tizio sui social, io ci credo. Poiché è scritto sui giornali, io ci credo. Ma non appuro la verità. È tutto vero quello che si dice? È tutto vero quello che è successo? O forse devo cercare di capire meglio? Il pregiudizio non ci permette di godere del bello che c'è nell'altro, perché in tutti c'è del bello. E tutti abbiamo difetti, tutti abbiamo limiti, tutti abbiamo mancanze, ma il bello c'è in tutti. E allora voglio darvi un piccolo consiglio: trattate l'altro sempre come una persona, trattate l'altro sempre come un dono prezioso, trattate l'altro non secondo quello che pensano gli altri, ma camminateci accanto, parlateci, parlateci, fate esperienza di lui o di lei e poi decidete se volete continuare a camminare oppure cambiare strada, ma decidete con la vostra testa. Evitate i pregiudizi, perché vedete, le parole hanno sempre un peso, creano dei ponti e distendono i rancori, oppure distruggono i ponti e creano guerre. Ti feriscono, oppure ti curano le ferite.
Io ho vissuto per tantissimi anni e ancora oggi mi porto lo strascico di una parola che mi ha ferito a morte, che mi ha ferito per tutta la vita. Poverino. È una persona inutile. E questo perché? Perché per la mia disabilità io ero inutile. Era meglio che sua madre lo abortisse. Tremendo. Tremendo. Oggi sono sacerdote del Dio Altissimo. Non so se sono poverino, ma sono uno che il Signore ama, a prescindere dalla mia disabilità. E il Signore vi ama, a prescindere da quello che siete o da quello che gli altri vogliono credere che voi siate. Quindi, per cortesia, non scoraggiatevi mai per il pensiero degli altri, ma non abbiate mai pensieri distolti sugli altri. Prima fateci un po' di chilometri insieme e poi forse aprite bocca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti una santa notte. Un bacio fraterno e un abbraccio. Lo voglio già ricordare da questa sera. Martedì 9 luglio sarò a Davoli Superiore nel Santuario della Madonna della Misericordia per celebrare la Santa Messa alle 18 e la presentazione del libro Le vie di Maria subito dopo, che spero abbiate letto tutti. Davoli Superiore si trova in provincia di Catanzaro. Ciao a tutti!